Perché non compri una TV? Prima devo pensare a tutto quello che va storto. Cosa mi hai dato tu? Quelle ossa, quel cuore che batte. Vuole che tu gli dica ben fatto, figliolo. Non è facile per me ammettere che sono rimasto qui nello stesso posto. E io sono rimasta qui con te. Barriere al cinema. Perché non lo lasci giocare a football, Troy? Vuole solo essere bravo come te. Non voglio che sia come me. Voglio che la sua vita somigli il meno possibile alla mia. Tu sei l'unica cosa decente che mi è mai capitata. E questo glielo auguro. Ma non gli auguro nient'altro della mia vita. 17 anni fa ho deciso che non avrebbe praticato nessuno sport, non dopo quello che mi hanno fatto nel baseball. Perché non ammetti che eri troppo vecchio per giocare da professionista? Perché non lo ammetti e basta? Non venirmi a dire che ero troppo vecchio. Ero solo del colore sbagliato. Diavolo, ho 53 anni e potrei fare molto meglio di Selkirk. Anche adesso. Come potevi giocare a baseball? Avevi più di 40 anni. A volte non riesco a farti ragionare. Io ragiono, donna. Ragiono abbastanza da impedire a quel ragazzo di farsi del male con lo sport. Fai troppo la chioccia con lui. A preoccuparti se può o meno piacere alla gente. Tutto quello che quel ragazzo fa, lo fa per te. Vuole che tu gli dica ben fatto, figliolo. Tutto qui. Non ho tempo per questo, Rosa. Lui è vivo, è in salute. Deve sbrigarsela da solo, come ho fatto io. Nessuno lo terrà per mano quando affronterà il mondo. I tempi sono cambiati, Troy. Le persone cambiano. Il mondo sta cambiando e tu non riesci a vederlo. Ma non di baseball! Tu non mi ascolti. Sto cercando di spiegartelo nel modo migliore che io conosco. Non è facile per me ammettere che sono rimasto nello stesso posto per 18 anni. E io ci sono rimasta con te! Sono rimasta qui accanto a te, Troy. Ho una vita anch'io. Ho dato 18 anni della mia vita per restare nello stesso posto accanto a te. Non credi che anch'io volessi altro? Non credi che avessi sogni e speranze? È la mia vita, allora, è io, allora! Ti ascolta, papà, io... Ero sicuro, so che genere di ascolta papà è quello. Si sta preparando a chiedermi dei soldi. È venerdì sera, il mio giorno di paga. Tutti quei fannulloni in giro per locali, quelli che non sono in galera. E Lions è impaziente di stare in loro compagnia. Vedi, papà? Se ogni tanto tu dessi alla gente la possibilità di parlare, sapresti che ho intenzione di restituirti i $10 come ti avevo detto. Tieni. Te l'ho detto, Bonnie ha preso la paga. No, tienili tu e mettili in banca. La prossima volta che passi qui a chiedermi qualcosa, vai là e li ritiri. Ecco i tuoi $10, papà. Non voglio che mi dai niente. Volevo solo $10 in prestito. No, tienili tu per quando vorrei chiedermi qualcosa. Andiamo, ecco i tuoi $10. Troy, te li restituisce, prendili. Ecco qua, Rose. Se non li prendi tu, me li rinfaccerà per i prossimi 6 mesi. Perché non ti sono mai piaciuto? Piacermi? Chi ha detto che devi piacermi? C'è forse una legge che dice che devi piacermi? Te ne stai lì in piedi a farmi domande idiote del genere, a chiedermi se mi piaci. Vieni qui, ragazzo, quando ti parlo. Sta dritto, maledizione. Ti ho fatto una domanda. C'è forse una legge che dice che devi piacermi? No. D'accordo, allora. Mangi tutti i giorni? Rispondi quando ti parlo, mangi tutti i giorni? Sì. Finché abiti a casa mia, metti un signore alla fine quando parli con me. Sì, signore. Mangi tutti i giorni? Sì, signore. Hai un tetto sopra la testa? Sì, signore. Hai dei vestiti addosso? Sì, signore. Perché credi che sia così? Grazie a te. Diavolo, lo so che grazie a me, ma perché credi che sia così? Perché io ti piaccio. Papà, posso farti una domanda? Come mai non ti sono mai piaciuto? Piacermi? C'è qualche legge che dice che devi piacermi? Nessuna. D'accordo, allora. Mangi tutti i giorni? Rispondi quando ti parlo. Mangi tutti i giorni? Sì. Finché abiti nella mia casa, metti un signore alla fine quando parli con me. Sì, signore. Mangi tutti i giorni? Sì, signore. Hai un tetto sopra la testa? Sì, signore. Hai dei vestiti addosso? Sì, signore. Perché credi che sia così? Grazie a te. Diavolo, lo so che è grazie a me, ma perché credi che sia così? Perché ti piaccio. Perché mi piaci? Io esco da casa tutte le mattine e mi rompo il culo perché tu mi piaci. Sei il più grosso sciocco che abbia mai visto. Un uomo deve prendersi cura della sua famiglia. Tu vivi in casa mia, ti riempi la pancia con il mio cibo, metti il tuo fondoschiena sul mio letto perché sei mio figlio. È compito mio prendermi cura di te. Ho delle responsabilità verso di te, non mi devi piacere. Ti ho sempre dato quello che dovevo darti, ti ho dato la vita. Tua madre e io ci siamo accordati e che mi piacesse il tuo culo nero non faceva parte dei patti. Ora non passare la vita a preoccuparti se piace a qualcuno oppure no. Faresti meglio ad assicurarti che ti trattino come meriti, capisci quello che dico?
Tutto quello che quel ragazzo fa, lo fa per te. Non è facile per me ammettere che sono rimasto qui, nello stesso posto, per 18 anni! Beh, io sono rimasta qui con te! Ho sacrificato 18 anni della mia vita per restare accanto a te! Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margaret Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!